Oggi al culmine non c'era molto posto e quindi mi sono inventato un parcheggio. Ecco. E adesso, vabbè, lasciamola qua, non dà fastidio, è fuori dalle balle, dalla strada, per cui via, si va. Dopo il cume di San Pietro, Roccaiola, sorry. Citroen? Sì, giù di lì. Infatti, per quello che ti ho chiesto se avevi dietro la giacca. No, mai fatto questo sentiero con te. Siamo dentro a un casino di foglie. Questo sentiero non lo faccio più da quando sono caduto e mi sono rotto il coccige. Speriamo che non ricapiti nuovamente. Però è bello perché sei dentro un bel bosco di faggi e è un sentiero tracciato dal SEL. Dovrebbero venire ogni tanto a ripristinarlo, soprattutto la parte dopo dove c'è la salita di Baite Maesimo. Arrivati alla bocchetta di Maesimo, quota
1548, adesso arriviamo su alla baita e poi mangiamo. Baiterai per capirci. Sì. Chi è il pirla che l'ha tirato giù non si sa. Là c'è banchina con cartellonistica e di là parte il sentiero alto, quello parte per le, che va per le creste, che facciamo al ritorno. Ida ha già detto di no. Bello qua, dai, guarda che panorama. C'è una Ida che impalla la camera, brava, con un gesto di sfida anche, eh? Ah, adesso se ti prendo, vedi te. Il cielo è un po' così. Peccato. Magna le sue tanto agognate patatine, eh? Sì? Sì? Guarda, si è ficcata subito, la prima cosa che ha fatto si è ficcata lì, magna, e noi mangiamo, adesso mangiamo anche noi. Peccato che c'è questa nuvolaglia. Maesimo. Quelle sono le baite. Non ero mai salito di qua. Stavolta ce l'ho fatta. Bene. Peccato che stavolta che l'ho fatta non c'è il panorama che avremmo dovuto vedere, tutto nuvolo. Va bene. Arrivo, Ida. Che incominciamo a scendere. Vabbè, mangiare ne ha mangiato. Adesso ritorniamo giù. Freddo.
cosa? Eccoci ritornati al punto. Bello. E vedi, questi avevano il coso del metano.